volontary disclosure, quanto costa non fare la volontary disclosure. Se non hai fatto la volontary disclosure perché sei convinto che costa troppo, ti devo dire che ti sbagli. Se non l'hai fatta, ti devi chiedere quanto mi costa non farla. Proprio così. Più che chiederti quanto costa la volontary disclosure, dovresti chiederti quanto costa non fare la volontary disclosure. Perché? Lo scoprirai in questo video. Salve, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com che vi parla da Parade Platz Zurigo. Il mio studio Caputo & Partners ha analizzato e calcolato quali sono i costi per chi non fa la volontary disclosure. Lo studio lo abbiamo fatto con esempi reali del nostro studio. Vai a vedere il nostro sito con le nostre tabelle, con esempi concreti. Da questo studio emerge chiaramente la differenza enorme dei costi nel caso si faccia o non si faccia la volontary disclosure. Fare la volontary disclosure costa molto meno di quanto pensi, ma non farla ti costerà molto di più di quanto pensi. Il risultato dei nostri calcoli è una forbice enorme. La prima cosa interessante che viene fuori è che con la volontary disclosure i benefici sono molto attrattivi, soprattutto per alcune categorie di persone. Abbiamo constatato che tra imposte e sanzioni i costi sono molto ridotti. È il caso dei conti stagionati o dell'eredità, oppure chi ha il conto per incassare la pensione svizzera, oppure per chi ha fatto pochissimi investimenti e poche rendite, poca performance. Come molti emigrati italiani che dopo aver lavorato una vita in Svizzera ora sono tornati in Italia per godersi la pensione. Per queste categorie la volontary disclosure rappresenta una grande opportunità. Ma molti sono frenati proprio dall'idea sbagliata che i costi sono molto alti. Non è così. Non sono alti i costi. Innanzitutto perché le imposte da pagare sui redditi, gli anni di accertamento da considerare sono solo 4, cioè dal 2010 al 2013. Per quanto riguarda le sanzioni, poi, nell'ambito della volontary disclosure, sono ridotte allo 0,5% del patrimonio non dichiarato e al 20% per il reddito percepito. Tutto questo fa sì che il costo è davvero minimo, di meno di quello che pensi. Ad esempio, per un pensionato con un patrimonio di 100.000 euro e un reddito da pensione di 500 euro mensili, il costo ammonta a soli 3.500 euro. Pagherà solo 3.500 euro se fa la VD. Ma se non fai la VD, in questo caso paghi molto di più. Il discorso cambia drasticamente e può portare alla rovina perché gli anni in cui pagare le imposte e le sanzioni vengono raddoppiati. Solo ai fini della volontary disclosure la Svizzera è paese whitelist, altrimenti rimane paese blacklist. Le sanzioni sul patrimonio non dichiarato non sono più lo 0,5%, ma si va dal 6% al 30%. Ancora più stupefacenti sono le sanzioni sui redditi. In questo caso la forbice d'aumento va dal 320% al 640%. Come si traduce tutto questo? Se non fai la volontary disclosure vai a pagare un conto salatissimo che può arrivare fino a 3 volte il tuo patrimonio. Il pensionato di prima, con 100.000 di patrimonio e 500 euro di pensione mensile, dovrà pagare fino a 250.000 euro, oltre ai costi per il commercialista e l'avvocato, così arriva a 300.000 euro, 3 volte di più. L'avvocato serve perché con la volontary disclosure i reati penali non vengono coperti, cioè con la volontary disclosure vengono coperti, ma senza no, mentre non facendo non esiste copertura. Tutto questo porta a un'unica scelta: approfittare ora della volontary disclosure. Non farlo avrebbe conseguenze devastanti per il tuo patrimonio personale, la tua libertà e per la serenità della tua famiglia. Cosa fare allora? La prima cosa da fare è non aspettare ulteriormente. Il mio consiglio è di
è di chiamare subito il nostro studio ai numeri indicati per una consulenza gratuita e senza impegno. Insieme calcoliamo quanto ti costa fare la volontaria disclosure e quanto ti costa se non la fai. Avrai tutte le risposte che cerchi e un supporto da professionisti esperti che hanno già inviato tantissimi casi all'Agenzia delle Entrate. Telefona ora lo 0041 79 790 4444 e fammi tutte le domande che vuoi. Buona giornata e grazie dell'ascolto.